Questa sera qui nel Salone Polivalente viene presentato quello che è il progetto del polo scolastico che fa tanto discutere qui a Ponte Canavese, una scelta che ha fatto l'amministrazione? Ma fa tanto discutere per altri motivi, non certo per l'interesse della gente, almeno questo è l'avviso dell'amministrazione. È un progetto che era già stato ampiamente illustrato prima delle elezioni e poi messo nel programma elettorale, quindi si dà corso. Dopo la presentazione del progetto, avvenuta circa un anno fa, abbiamo valutato le osservazioni fatte da cittadini e dalle insegnanti, le abbiamo estrapolate ed abbiamo, alcune le abbiamo accolte, altre le abbiamo rigettate perché comunque non erano pertinenti. In particolare abbiamo rilevato le osservazioni fatte dalle maestre, dove ci osservavano che la scuola elementare, così come programmata nell'edificio nuovo, poteva avere delle criticità, in particolare per la cucina e per il refettorio. Inizialmente avevamo pensato di non fare una cucina nuova e un refettorio per un contenimento delle spese e mantenere quelli esistenti nella scuola media. Loro ci hanno fatto notare, loro che vivono la scuola, ci hanno fatto notare che almeno la presenza di una cucina era discutibile, potevamo anche usare quella che c'era, ma il refettorio nella scuola media poteva dare disturbo a chi faceva lezioni sopra. Abbiamo rivisitato tutto il progetto e abbiamo pensato di semplicemente di invertire le scuole, l'attuale media diventa elementare e la scuola nuova diventa scuola media. La scuola media attuale potrà ospitare benissimo due sezioni di scuola elementare più i laboratori, e la scuola nuova invece ospita benissimo due sezioni di scuola media. La segreteria può starci in entrambe le scuole, sarà facoltà degli insegnanti o di chi ne usufruisce. Per quanto riguarda i costi, io questa sera lo illustrerò, senza ombra di dubbio è stato confermato quello che era già l'ipotesi iniziale. Non era assolutamente conveniente ristrutturare la precedente scuola perché è troppo onerosa, principalmente per i grossi spazi che ci sono non utilizzabili e fatti con una tecnologia che non può essere migliorata o comunque riconducibile ad un'energia quasi zero.